La sesta malattia spiritualmente trasmissibile è la produzione di massa di insegnanti spirituali. Sapete che in Occidente negli ultimi decenni, a un certo punto, sono iniziati a spuntare come funghi insegnanti di qualunque cosa, in particolare sciamani. Abbiamo solo in Italia una quantità di sciamani e di sciamane che probabilmente se operassero effettivamente potrebbero cambiare completamente la situazione, la condizione del nostro paese, eppure stranamente non lo fanno. Perché? Perché di solito intervengono tutta una serie di malattie, per esempio l'ego spiritualizzato, quindi la convinzione di immediatamente nel giro di 6 mesi essere diventati sciamani e quindi di nuovo una corsia accelerata rispetto a quello che veramente è l'iniziazione dello sciamano nelle culture in cui realmente esiste una tradizione sciamanica. Questo ha molto a che fare anche con la produzione di diplomi, di attestati e questo ha a che fare poi con la convinzione generale che sia sufficiente fare qualche corso per diventare illuminati e quindi per insegnare, per risvegliare gli altri, illuminare gli altri. Di solito si tratta di fantasia, cioè di solito è una convinzione personale quella di essere diventati insegnanti e maestri di qualsiasi cosa e ha a che fare con la fretta di raggiungere un obiettivo, ha a che fare con il fatto che io devo dire che in 6 mesi sono riuscito a diventare quella cosa lì, che quindi sia tangibile, perché non posso pensare di fare un percorso a lungo termine. Questo non c'entra niente con le tradizioni spirituali autentiche, in cui si intraprende il percorso spirituale per mettersi al servizio di qualcos'altro, non per diventare insegnanti di qualcosa. Spesso, per esempio, lo sciamano non vorrebbe diventare sciamano, diventa sciamano suo malgrado, diventa sciamano perché viene scelto. Noi invece abbiamo un modo di pensare che è un modo di pensare assolutamente occidentale, che ha a che fare tra l'altro con un modello lineare che è lo stesso modello di qualsiasi altra scuola, dell'università, di qualsiasi master. Quindi io comincio un percorso perché mi viene detto che dopo 6 mesi, un anno, 2 anni diventerò maestro di quella cosa lì e allora il mio obiettivo è diventare maestro di quella cosa lì. Hai voglia di parlare di qui e ora se alla fine lo scopo è comunque raggiungere una certa maestria in qualcosa. Non c'è l'idea della chiamata, dell'autentica vocazione in cui si risponde alla vocazione proprio malgrado, perché ha a che fare con un impegno e con un tipo di responsabilità che è autenticamente spirituale. Il raggiungimento della maestria, come viene fatto nella maggioranza dei casi, nella quasi totalità dei casi in Occidente, è spesso scollata con l'idea di responsabilità nei confronti degli altri a cui si insegnerà. Ha molto più a che fare con la vanità e col desiderio di potere.